La celebrità di Piazza Navona è stata offuscata da una celebrità più recente, preceduta dallo sfavillio delle luci, dalla teoria dei caffè che invadono i marciapiedi, dagli ombrelloni, dal gran pavese delle reclame, delle insegne, ecco Via Veneto, la via di Roma più famosa nel mondo, culla della vita mondana della città e punto d'incontro di tutta una elite internazionale, piccolo carnevale permanente particolarmente riservato ai turisti. E infatti gli stranieri l'hanno invasa, piombano a Via Veneto col fiato sospeso, desiderosi di conoscerne i segreti. Hanno letto fiumi di parole sui rotocalchi di tutto il mondo, ammirato fotografie, ma soprattutto hanno visto il film di Fellini, La dolce vita. E sanno che La dolce vita ha il suo centro proprio qui, a Via Veneto. Uno dei responsabili di questo morboso interesse per la via è Tullio Pinelli, il commediografo che insieme ad Ennio Flaiano ha sceneggiato il film La dolce vita. Non potevamo che dargli appuntamento nella sua strada. Pinelli, lei saprà di essere uno dei responsabili dell'aumentato concorso di turisti qui a Via Veneto. Moltissimi di questi vengono qui perché hanno visto il film La dolce vita e vogliono provare un brivido d'emozione passeggiando per questa via. Non si sente un po' colpevole di aver provocato tutta questa agitazione? No, veramente colpevole proprio no, perché l'effetto che ha avuto il film in questo senso non era stato assolutamente previsto da noi altri. È stata una cosa inconsapevole, venuta fuori, come sovente succede, che i film hanno un effetto molto diverso da quanto uno si immagina. Certo, le reazioni che ci sono state, proprio di quasi di rimprovero per aver fatto un'opera di propaganda di un certo tipo di vita dissoluta o così dissipata, sono state molto violente e ci hanno sorpreso moltissimo. A Milano sono successe cose terribili dopo la prima proiezione del film. Mi è successo per esempio poco dopo l'uscita del film di incontrare in una famiglia una signora tedesca che appena saputo che io avevo collaborato al film mi ha fatto dei rimproveri vivissimi dicendo che avevamo denigrato l'Italia e che sicuramente da quel momento in poi il flusso delle turiste straniere giovani, sicuramente le tedesche, sarebbe diminuito. Che lei stessa avrebbe scritto a certe sue amiche di non mandare le figlie in Italia perché era pericolosissimo venire in Italia e a Via Veneto. Pare che invece siano molto aumentate. Senta Pinelli, prima della stesura della sceneggiatura, ha fatto un'indagine diretta a Via Veneto? No, non nel senso di un'inchiesta realistica, perché a noi non interessava affatto di fare un documentario e neanche un'inchiesta su Via Veneto. Abbiamo preso Via Veneto come punto di riferimento di certi personaggi, come punto di ritrovo, ecco, come sfondo, come ambiente. Per il resto è stata un'interpretazione liberissima della via, della strada, della vita che si svolge in Via Veneto. Pinelli, vedendo così Via Veneto dall'alto, che giudizio darebbe di questa strada? Ma a me mi diverte. Io la trovo una strada divertente, ci vengo di rado forse per quello che mi diverte. Quando ci arrivo, ci passo, la trovo sempre così, ha un aspetto di fiera. Mi diverte, ecco. Soltanto all'alba Via Veneto si fa quasi deserta. Questi signori, gli ultimi ad abbandonarla, sono in gran parte gli autori del successo di Via Veneto, i famosi paparazzi. Ma loro non amano questo termine, preferiscono quello professionale di fotoreporter. Vi vedo comodamente seduti e con aria soddisfatta. Avete avuto una serata proficua di lavoro a Via Veneto? Oh, Via Veneto di lavoro. Io vengo da un ristorante assieme a Cornel White, sono stato a mangiare tranquillo, mi leggo le prime notizie del giornale, dopodiché me ne vado a dormire tranquillamente. Via Veneto non c'è proprio più niente da fare. Allora che ci venite a fare qui? A riposarci le ossa, a parlare con gli amici, vediamo un pochettino cosa succede nel mondo, dopodiché ce ne andiamo a dormire tranquilli e beati. Vorrei sapere una cosa da voi, come mai non vi interessa più Via Veneto? Via Veneto ci è interessata fin quando era il suo tempo, ormai ha fatto il suo tempo, per cui non dà più notizie, ecco, deve succedere proprio qualcosa di grande per dar notizia a Via Veneto. Ho capito, ma quei fatti che accadevano anni fa qui a Via Veneto erano reali o inventati da voi? Create il 99% da noi, proprio raro che era una notizia accaduta da sola, erano tutte roba che si faceva noi. E come spiegate allora che è sempre gremita di gente, soprattutto di stranieri? Vabbè, dopo tutti quei servizi che abbiamo pubblicato su tutti i settimanali del mondo, ormai la gente vive di curiosità. Oramai c'è anche questo, insomma, la potenza della stampa. C'è gente che prima di partire per le ferie vuole venire a Roma, vuole informarsi
cosa avviene, cosa non avviene. Certamente non andrà mai, andrà a fare una visita a Roma, gita turistica, varie fontane. Poi quando è la sera capita qua, si guardano in faccia l'uno con l'altro. Se lei guarda anche le sedie di questo bar, sono tutte quante rivolte verso il muro, perché quelli che passano devono guardare quelli che stanno a sedere, quelli che stanno a sedere guardano quelli che camminano. Ma secondo lei che cosa si aspetta questa gente? Niente, si aspetta da vedere quello che ha visto sui giornali. Ci racconti per esempio qualche fatto clamoroso? Ero in un night con delle donne, vide Anita Ekberg, non era assieme al suo solito accompagnatore ufficiale, senza farne nome. Naturalmente l'ho aspettata fuori e ho fatto la prima fotografia. Visto che questa si è arrabbiata, ho pensato che meglio andarla proprio sotto la villa ad aspettarla. Ho chiamato un collega, Marcello Geppetti, e ce ne siamo andati in macchina sotto la villa. Siamo stati quasi 3 ore, finché arrivano felici e contenti questi qua, scendono dalla macchina, noi usciamo fuori, facciamo 3-4 fotografie, questi sorridenti. Faccio per mettere la macchina fotografica dentro la macchina per andarcene. Ti vedo questa che salta fuori dalla porta, sembrava Diana Cacciatrice, vestita di nero con un arco in mano. Poi dietro di lei arriva lì un cameriere con la giacca, pacco di frecce in mano, cagnolini. Cioè, chi è? Che queste matte. Finisco nemmeno la parola che cominciano a arrivare le frecce contro la macchina. Io credevo che scherzasse. Quando guardiamo le frecce, sono quelle frecce olimpioniche lunghe così. Ho detto, vabbè, ma questa scherza, la matta, gli faccio. Sì, ma che stiamo scherzando? Infatti non scherzava mica, perché la seconda freccia mi arriva qua sulla mano e mi lascia un segno qua dentro, un centimetro di cicatrice. Allora io mi arrabbiai, gli dissi, ma la smette o no? La smette o no? Ci siamo trovati, lei che per me per i capelli, io con la macchina che le davano alla schiena, e mio amico che si è fatto il servizio fotografico. Naturalmente è andato a finire su tutti i settimanali del mondo, cui Life compreso. A me posso citare, non so, un altro, Maurizio Arena, che adesso purtroppo non è fra quelli che sono all'anno, anzi è all'incontrario. Una sera mentre ritornavo in casa ho incontrato, non so, lui con la macchina insieme a un altro attore, Franco Fabrizi, e 2 ragazze, e loro convinti che li inseguissi per fare delle fotografie. Fecero tante manovre che a un rettilineo mi diedero una botta con la macchina e rimasi svenuto 2 ore in mezzo alla strada. Beh, ormai ha fatto il suo tempo anche lui, Maurizio Arena, è già crollato anche lui da sopra i tetti. Maurizio Arena, ex divo di primo piano, ex personaggio di Via Veneto, trascorre qui la sua estate romana. Arena, queste sere l'abbiamo invano cercato a Via Veneto. Come mai? Non frequenta più quella via? Ah, no. Io ho smesso. E perché? Perché me ne sto qui a casa, calmo, tranquillo. Poi per me Via Veneto è superata. Ecco, com'è che l'ha superata? Cioè, com'è stato? Ma non è che l'ho superata io. Via Veneto è una cosa che si supera da se stessa. In quanto che 5 anni fa era un bel teatro pieno di novità, pieno di tutto. Oggi praticamente è sempre lo stesso teatro, che sono 5 anni di repliche. Non ha un po' di rammarico? Passando per Via Veneto, dinanzi ai paparazzi, di non vedersi notato, preso in considerazione, inseguito come un tempo? I paparazzi ormai sono abituati così a Via Veneto e sono abituati così a non vedermi, che quando passo non mi vedono nemmeno. Che cosa ha ritrovato qui praticamente? La meditazione, la pace, la tranquillità, quelle poche persone che vedo sono veri amici sui quali posso disporre, sia moralmente che materialmente, all'occorrenza. In fondo praticamente, insomma, questa vita io oggi me la sono guadagnata, me la sono meritata, cioè dormo le mie 8-10 ore tranquillo, normale, gioco con i miei cani, vedo gli amici, parlo di lavoro, faccio dei progetti per il futuro, ma tutto così, un po' con una certa calma. Tutto quel codazzo di persone che si reputavano e si dichiaravano amici miei, in fondo non lo erano amici di una persona che aveva successo, quindi erano dei cortigiani, e quindi è meglio non avere gente del genere vicino. Il suo nome è stato accompagnato a quello di donne celebri, belle, talune bellissime, italiane e straniere. Crede che fossero innamorate di lei oppure soltanto del suo personaggio? Ma io non credo che nessuno sia stata innamorata di me, perché altrimenti sarei sposata e avrei fatto dei figli. E lei di loro? Ma neanch'io, in fondo ci si faceva compagnia, cioè un uomo che esce solo la notte e così sembra un misantropo. Perché... Arena, lei ha una faccia da bravo ragazzo, non mi sembra certamente il tipo dell'antipatico. Come spiega che se la siano presa con lei? Evidentemente ha avuto qualche torto.
Ma non è questo, non è che se la sono presa con me come persona. Se la sono presa con me come personaggio, cioè automaticamente la mattina c'era il giornale che dice Maurizio Arena ha fatto colazione con la spremuta e questo, poi il caffè, poi è uscito e ha fatto questo, poi, praticamente un diario quotidiano di un personaggio dà fastidio a chiunque. Lei non si è accorto di questo, non ha cercato di fare marcia indietro? Ma non poteva far niente, perché facendo marcia indietro avrebbero scritto quello che, come hanno fatto, hanno scritto quello che hanno voluto, mi hanno mandato a Ischia, a Capri, a Istanbul, tutti i posti, non rimanendo a casa mia a Roma. Insomma, allora è stato un po' vittima di una macchinazione. Non è che l'hanno fatto dicendo adesso stronchiamo Maurizio Arena, no. Adesso qual è il personaggio più in vista? Maurizio Arena, siccome io puerilmente mi sono prestato a questo gioco, in quanto che potevo fare meno di fare determinate cose, tante cose, automaticamente ne ho pagate giustamente le conseguenze, cioè perché non si può essere sulla cresta dell'onda essendo degli ingenui. Sulla cresta dell'onda. Anche questo signore fu uno dei grandi personaggi di Via Veneto e il protagonista di clamorosi fatti mondani. È il principe Filippo Orsini. Gli anni sono passati anche per lui. Ha messo gli occhiali, non esce quasi mai di casa e per la prima volta in vita sua lavora. Principe Orsini, se si volgesse indietro, a considerare la vita brillante e tumultuosa che condusse anni fa, che conclusione ne trarrebbe? Trarrei la stessa identica conclusione che trassi allora. Cioè che si sia caduti a quel tempo in un grosso equivoco, col voler identificare un individuo con un ambiente. Individuo che per sé può anche aver commesso errori. Parlo di me, sì signori. Ma che non ha mai voluto rinunciare del tutto alla dura lotta per risalire, alla consapevolezza, alla speranza, all'orgoglio. Quell'ambiente è ben altra cosa. È l'ambiente della dolce vita. È la squallida incoscienza, l'abbruttimento, quasi l'idiozia, la rinunzia a qualsiasi tentativo di lotta e ad ogni barlume di dignità. In sintesi, è la decadenza e la degenerazione collettiva.